Buonasera a tutti ragazzi e ben ritrovati a questa sesta serata dell'Amazon University Esport. Io sono Mr. Tristan e dove stai guardando, Laro? Cominci già a distrarmi. Questa sera sarà molto difficile perché è tutta la sera che Laro mi punzecchia e quindi ve lo dico subito, è molto difficile. Ho professore già in vena di fare pronostici e dire la sua su ogni cosa, quindi benvenuto Laro professore. vabbè. Ma su VMix, sì. Ok. Benvenuto anche a Kuma, anzi ben ritrovato perché siamo stati insieme venerdì sera. Esatto, grazie, grazie Tri. Sono contento oggi di non dover fare la babysitter tra voi due perché ve la gestirete da soli. Dunque, forse sono tornato? Esatto. Regia? Okay. Esatto, ok, comunque ciao sì, a tutti, sto dicendo che è sempre un piacere essere qui, anche se mi punzecchia quello lì, è lui che punzecchia me, ragazzi. Beh, 50-50. Allora, dicevo, siamo alla sesta serata, venerdì questo appena trascorso, abbiamo visto la prima fase dei playoff, abbiamo visto Forza Napoli avere la meglio su Unipd Sports per 3-1, i Mag Solid soccombere al quinto game su, su una serie molto molto close alla Sapienza per 3-2, abbiamo visto i CF Utopia vincere 3-0, ma in vittoria netta sui Magshot, e i Rocket One passare per l'assenza dei Mag Chicken. Questa sera, che è la seconda data dei playoff, noi andremo a vedere nello specifico tutto il secondo turno del Winner Bracket e un turno, il primo, del Loser Bracket. Sto leggendo quello che mi hai scritto. Bene. Regia, ditemi tutto. Ah, ok, avevo capito, no, perfetto. Anch'io. Quindi, ok, stavo dicendo, Kuma, tu che sei stato con me venerdì, introduciamo a Laru un attimo come è stata la giornata di venerdì in maniera molto veloce e poi andiamo a vedere nel dettaglio il primo match, quindi Forza Napoli, la Sapienza Roma. Venerdì abbiamo visto dei Forza Napoli straripanti che hanno praticamente vinto le partite quasi senza faticare, e il match clou è stato quello tra la Sapienza e i Mag Solid, che se la sono giocata fino a gara 5, complice anche l'assenza di uno dei giocatori più interessanti, nonché importanti, della Sapienza. Quindi in realtà la sfida che andremo a vedere tra pochissimo potrebbe essere interessante se la Sapienza sarà al completo. Da una parte Forza Napoli con Sorius, Fabio e Lai, dall'altra la Sapienza Roma che schiera Kata, Lindo e Moro. Ragazzi, a voi la linea, parte quindi, il primo match. Quindi effettivamente abbiamo per la prima volta Lindo in campo, Forza Napoli dal lato blu, la Sapienza dal lato arancione. 3-2-1, let's play Kuma. Eh sì, quindi era questo che stavamo chiamando, la presenza di Lindo per andare a contrastare un altro bro di questo game come Sorius.
Adesso vedremo se e come si daranno battaglia i due. Subito la palla centrale con Fabio che ha tentato il colpo verso la porta. Poi la palla dentro per Sorius, contrastato subito da Moro. Poi Lidi la cerca di buttare verso la porta, dove Lindo controlla, va sul corner, viene anticipato però da Fabio. Allora Moro deve allontanare, ma si tende Sorius il pallone, poi arriva Lidi, contrastato, la palla che spiove, arriva subito Fabio. 1-0 per i Forza Napoli, ma stavano spingendo sin dall'inizio. Sì, stavano spingendo, diciamo che questa palla up di Lai ha messo in difficoltà i due ragazzi di La Sapienza, Moro e Kata, che con un pallone del genere non riescono a leggerlo, non riescono a intervenire, quindi Fabio giustamente meglio posizionato riesce a intervenire per mettere in rete l'1-0, 4 minuti ancora e 12 da giocare. Adesso io non so come lo pronunci, l'ho sempre pronunciato Lili, il 15 lo tenevo come numero, se è Lai, vedremo, Lai, poi Lai, lo chiederemo Lai, magari, Lai. E in ogni caso qui c'è Fabio che gioca nel corner, appoggia però questo pallone a Lindo che salta, il primo avversario vuole andare fino in fondo, Sorius non ci può arrivare, 1-1, Lindo rimette in pari le cose. Eh sì, il giocatore più importante della Sapienza qui ruba praticamente il pallone a Moro, al suo stesso compagno, e questo probabilmente prende in contropiede e alla sprovvista la difesa di Forza Napoli, e si crea così 1-1, finalmente Lindo in campo, ci regala emozioni. Eh sì, l'abbiamo ripetuto più volte, una delle cose più interessanti di questo Amazon University Esport è vedere anche questo mix fra giocatori pro che giocano, per esempio Lindo e Sorius nella massima serie del campionato italiano, e giocatori un po' più magari rookie, disabituati a giocare a questi livelli. Ed è sempre bello vedere come si interfacciano sia da compagni di squadra che anche da avversari. Qui adesso però ci pensa Sorius ad andare a spingere palla sulla back, Lindo allontana in qualche modo, alla fine possono ripartire i ragazzi della Sapienza. Adesso ancora questa palla dentro con Sorius che allontana. Poi Kata che la mette dentro, questa palla che era rimasta un po' così abbandonata. Sì, Fabio, non è uscito... Fabio diciamo che ha messo una palla mid probabilmente perché pensava ci fosse un suo compagno di squadra in rotation difensiva che potesse uscire dalla porta e clearare quel pallone. In realtà il pallone è stato poi riconquistato dai ragazzi della Sapienza e ne è nata così l'occasione d'oro per il 2-1. 2-1, quindi tornano in vantaggio, anzi passano in vantaggio i giocatori della Sapienza. Forza Napoli forse ha iniziato in modo arrembante, poi si è lasciato un po' sorprendere, adesso deve ovviamente tornare a spingere. Sappiamo che è una delle squadre più quotate per la vittoria finale. Qui Lai trova solo la macchinina di Kata, allora Moro vuole andare fino in fondo, tocco sulla back, può arrivare il compagno Kata anticipato però dal recupero di Sorius, allora Lindo prova a rimettere il pallone dentro, ancora Sorius imperioso in difesa, ma Moro continua a spingere lasciandogli il pallone per Lindo che cerca la deviazione sotto porta, trova la traversa, Moro viene aggredito da Sorius che gli strappa via il pallone, poi Kata la spinge ancora in avanti lì a allontanare, poi ancora lui riesce a saltare un avversario, la porta nel corner, la palla finisce dentro dove però Kata è ampiamente posizionato bene, poi Moro cerca proprio il passaggio per il compagno, e questa giocata non era male, la tra Lindo e Moro. Sì, non era male, ma in realtà sto notando che i ragazzi di Forza Napoli, specialmente Sorius, sta giocando un po' troppo difensivista, probabilmente ha visto qualche errore a livello di rotation da parte dei suoi compagni, quindi non vuole lui stesso overcommittare, ma adesso arriva lui. Questo è molto bello. Eh sì, sono usciti finalmente in un modo sinergico, Fabio qui riesce a trovare un elegante passaggio per Sorius, che finalmente si fa trovare mid, si fa trovare pronto. E punisce così gli avversari, trovando il 2-2 importantissimo. Eh sì, subito tutto in equilibrio con ancora 1 minuto e 43 da giocare. L'avevamo detto che con i due big in campo poteva nascere una sfida interessante, così fin qui è stato. Eccolo Sorius che controlla il pallone, prova a portarlo sulla side dove può lasciarlo a Fabio che però non l'accompagna. Allora Moro la spinge in avanti dove sta arrivando Lindo a pressare. Moro sulla side, un Lindo che va a eliminare dal campo Fabio, ma Lai ci pensa e mette tutto in equilibrio eliminando proprio Lindo. Sorius la porta nel corner, cerca un passaggio ma proprio Lindo è tornato
Responato poi riprova questo tiro di profondità, non se lo aspettava Fabio. 2-3, Lindo con la giocata personale. Sì, bella la giocata personale, effettivamente un buon Masti, non eseguito perfettamente, ma comunque riesce a dare una buona velocità al pallone. Però qui l'errore, a mio avviso, è tutto di Fabio, che non può overestendersi così tanto su una giocata dell'avversario quando ancora nessuno è a livello di copertura per poterlo salvare, tra virgolette. Sì, sicuramente lui il colpevole di questo gol. Intanto adesso si riparte proprio con Fabio, che cerca e trova un dunk vincente. Lindo però ha tutto il tempo di controllare la porta sulla side, cercando di saltare Fabio. Poi è proprio Soros ad avere la meglio. Cata a dirgli di no, arriva Moro, che riesce a anticipare Lai, la palla rimane lì pericolosa. Arriva Fabio prima di Moro, ma sta arrivando Lindo. La porta era guarnita, ma Lindo ha cercato il passaggio alto per Moro, anticipato però in difesa da Soris. Poi Kata cerca questo tocco sulla side, anzi sulla back. Qui stava entrando un giocatore della Sapienza, anticipato dalla difesa. Adesso si alza in ritmi perché mancano 25 secondi e devono provare il tutto per tutti i ragazzi di Forza Napoli. Ma con Kata che ha la meglio, la palla sta arrivando dove c'è Fabio, che l'allontana. Lindo l'appoggia lì, dove sta arrivando Moro. Non si capiscono i due, creano quasi un patatrack. Poi Kata deve allontanare 10 secondi, Lai verso la porta, allontana in qualche modo Lindo, poi 5 secondi, Lai cerca di metterla dove c'è Fabio, vediamo cosa combinano i due, non riescono a combinare granché, la palla alla fine tocca a terra, la Sapienza la porta a casa, ma cosa stavano rischiando Lindo e Moro? Ultimi 20 secondi disastrosi e di panico da parte di entrambi i team in realtà, perché poi quando il Forza Napoli è andato in fase offensiva anche Fabio e Lai, se non sbaglio, si sono ostacolati a vicenda, che sembrava quasi la fotocopia tra Lindo e Moro. Quindi c'è stato un po' di panico generale effettivamente verso la fine, però piacevolmente sorpreso dalla Sapienza. Commentandoli domenica scorsa avevo notato in Kata un buon giocatore, molto veloce. Moro invece l'avevo ripreso un po' perché a volte aspettava un po' troppo, era troppo lezioso, non andava velocemente sul pallone. Quest'oggi lo vedo diverso, lo vedo più rapido, è più veloce a uscire dalla porta. E questo si sta vedendo anche nel risultato finale, perché il 3-2 contro il Forza Napoli non è affatto scontato né facile, nonostante ci sia stato l'ingresso da parte di lui. Comunque, secondo game, che è già iniziato, 3-2-1, let's play. Oh yes, siamo già in gara 2 tra la Sapienza Roma e Forza Napoli, ovviamente nelle università rispettivamente della Sapienza di Roma e l'Università di Napoli. Qui subito Soris cerca il long shot con Lindo, che però ha il tempo di controllare, la manda sulla side, perde però il contrasto con Lai, che poi va anche a aggredire questo pallone, vediamo se la mette in mezzo, non ha boost per farlo, ma sta comunque arrivando Fabio anticipato. Soris riesce a controllare, se la porta sul corner, contrastato da Moro, la palla va a finire dentro, dove in qualche modo Fabio allontana non benissimo. Allora Soris e Lai quasi a double committare per allontanare questa palla, poi alla fine Kata in pressione e Lindo prova a ricostruire con Kata che va a vampare Fabio, che era andato in porta. Questa giocata non era male, non è arrivato il tiro Laru, però l'idea era buona. Attenzione, tra l'altro la giocata poi dopo di Fabio molto stabile. Comunque sì, ancora una volta c'è stato praticamente, c'è sempre un po' di confusione spesso tra Fabio e Lai, che overcommittano il pallone e si creano fastidi a vicenda, e questo modo di andare più veloce da parte di Moro rispetto alle altre serate che avevamo visto sta creando effettivamente difficoltà anche nella loro stessa rotation. Eh sì, sicuramente un giocatore più aggressivo rispetto alla settimana scorsa. Qui ancora Fabio che però cerca un pallone dentro, sta arrivando Lai al contrasto con Moro, la palla può rimanere pericolosa con Kata che non fa un tocco pulitissimo, infatti Soros gliela porta via. Poi ancora questo tocco dei giocatori della Sapienza con Lai che viene aggredito, la palla rimane a Soros, Lindo prova a contrastarlo, ancora i due, Soros che vince il mind game, gliela porta via, ma Moro gli scarica un bump che lo manda dall'altra parte del campo. Allora può ripartire Lindo, Soros però è già tornato, controlla questo pallone sulla sua back, poi torna con sapiente uso del boost e lascia lì a Fabio che prova a portarla fino in fondo, contrasta. Adesso c'è un po' di caos in quella zona del campo, alla fine la palla va dentro e Lai non riesce a... anzi era Fabio a tirare con il salvataggio di Lindo, non è riuscito a entrare di pochissimo questa palla. Che copertura qui. Sì, copertura mostruosa da parte di Lindo, però ancora una volta mi sento di criticare in questo caso Fabio, perché lì la palla deve entrare, come in questo caso Soros non può sbagliare queste occasioni. È un giocatore della sua caratura, di solito queste le mette dentro occhi chiusi.
forse sta anche un po' soffrendo il fatto di sentirsi in difficoltà in questo momento, visto che già il primo game è andato agli avversari. Adesso ancora una palla dentro dei giocatori della Sapienza. Lirata bene, poi Fabio, cercano questa palla in avanti. Li controllano in qualche modo, Kata e Moro si sono anche scontrati. Continua a esserci quel pizzico di disequilibrio. E allora Sorius, quando ha un po' di tempo e spazio, ti fa l'1-0 facile. Sì, buonissima qui la giocata di Sorius, soprattutto il primo controllo palla che gli permette poi di creare il setup per questo ceiling shot. Però qui onestamente sia Lindo che esce dallo specchio della porta, che Moro sul secondo palo invece che esita a tornare, diciamo facilitano così la giocata dell'avversario. Bisogna essere un po' più rapidi. E qui è subito Lindo a cercare il gol del pari, subito fermato dagli avversari. Poi Moro prova a toccare questo pallone in avanti, Lai lo controlla facile. Kata e Fabio si sfidano sulla side, alla meglio Kata che cerca questa palla che rimbalza. Sorius non pulitissimo il suo clear, infatti Lindo prova a spingere in avanti questa palla. Poi ancora Lai a fermare il tiro di Moro, prova a ripartire adesso Sorius, ha un po' di spazio. Sfida Kata, lo fa bene, cerca il doppio tocco, Lindo aveva letto tutto e lo ferma lì. Prova a ripartire adesso. Palla che spiove, non la tocca Moro, sta arrivando, non la tocca Lindo, sta arrivando Moro e lui sì che la prende, 1-1. Eh sì, qui ingannato Lai che salta sul primo tocco pensando che Lindo sarebbe arrivato proprio su quel pallone. In realtà poi il pallone scorre, arriva giustamente Moro che si trova in una posizione migliore del suo compagno di squadra e la mette in rete, frutto anche appunto del primo jump da parte di Lai. E io onestamente mi aspettavo una partita equilibrata, ma così è ancora meglio. Qui attenzione però Moro che salta anche l'ultimo pressing e poi la palla va fino in fondo con la demo di Kata che evita guai peggiori con Sorius che era andato aggressivo, 2-1. Lo ribadisco, Moro è tutt'altro giocatore rispetto a settimana scorsa, ragazzi. Non so se magari fosse stato fuori forma quella domenica, ma quest'oggi veramente mi sta sorprendendo. È di tutt'altro livello e ne sta beneficiando effettivamente il suo team, perché settimana scorsa si è ritrovato il suo team con un giocatore molto lento, molto passivo. Invece quest'oggi è veloce, è rapido, è propositivo e riesce pure a segnare degli interessanti gol. Adesso 55 secondi con Fabio che cerca questo tocco in avanti. Viviamo lì perché la partita è tutt'altro che chiusa. Lindo però vince il contrasto con Lai, con Sorius che deve andare a chiudere sulla sua back, riesce a saltarne due con questo controllo, poi può anche ripartire, ha abbastanza boost per farlo, va a contrasto con Kata, la palla schizza nella parte mediana del campo dove arriva Fabio, la tocca in avanti, palla che sta spiovendo, non la tocca Kata ma ci pensa Moro a contrastare Lai, controlla meglio, ha 3 di boost, cerca di fare quello che può, riesce anche a metterla dentro, arriva Fabio che non trova la porta, qui aveva fatto una cosa Lai con 3 di boost. Sì, sì, la giocata era senz'altro sensazionale, però ancora una volta purtroppo Fabio, diciamo che la spreca, non sarà contento il suo compagno di squadra. E qui Moro dalla distanza, trova solo la back, Sorius non trova il pallone, palla che però rimane lì, 7 secondi, Sorius ha abbastanza boost per controllare e andare fino in fondo, Lai va a cercare di pompare l'avversario, niente da fare, alla fine palla sprecata, non arriva neanche il gol della Sapienza sul finale, che comunque se la porta a casa di misura 2-1, ma si porta 2-0 sulla serie. E Laru, ti chiedo una riflessione veloce prima della terza partita. Su questi giocatori che magari non sono pro e non hanno questo allenamento magari alle spalle, quanto può condizionare una, due, cinque settimane magari di Amazon University Esport? Quanto può farti crescere? Perché comunque Moro, come hai detto bene tu, l'abbiamo visto praticamente cambiare da così a così. Può farti crescere, ma vedendo questi giocatori, appunto, ribadiamo, non professionisti, costantemente da qualche settimana possiamo effettivamente verificare quale sia la difficoltà di essere un professionista, ovvero la costanza. Moro, scorsa volta, ribadiamo, giocatore che non mi aveva colpito per niente, questa sera mi sta dimostrando tutt'altro. Kata, invece, che sta giocando oggi malino, un po' troppi miss, non è rapido, non è così meccanico. Scorsa settimana invece era quello che mi era piaciuto di più del team, quindi questo ti fa capire effettivamente quanto sia difficile essere un professionista, perché ci vuole la costanza, bisogna sempre giocare ad un certo livello, mentre noti ovviamente questa non costanza da parte dei giocatori non professionisti che alternano delle buonissime prestazioni a prestazioni molto molto mediocri. E si sottolinea benissimo vedendo questa partita e quella di domenica scorsa.
anche da parte di Forza Napoli, onestamente, sto vedendo, soprattutto oggi da parte di Fabio, un po' troppo disattenzione, un po' troppo imprecisione. Comunque sia, il terzo game sta per iniziare, potrebbe essere quello decisivo per la partita. La sapienza, va bene, resettiamo, 3, 2, 1, let's play. Va bene ragazzi, dopo questa analisi avete capito perché lo chiamiamo il professore, perché niente, preciso, pulito, le sa tutte lui. Qui adesso però torniamo sulla partita, perché come ha detto il buon Laro, potrebbe essere quella decisiva. Ovviamente noi ci speriamo, io almeno spero in una reazione della squadra di Forza Napoli per vedere spettacolo, perché queste due squadre davvero possono offrirne tanto. Piccata però, prova a non essere d'accordo, Fabio gliela porta via, prova a ripartire lui. Ne salta uno, ne salta due, poi sfida Moro. La palla rimane lì, Sorius la deve verso la porta, ma Moro era riuscito a riposizionarsi fronte specchio e allontana. Poi Kata, contrasto con Lai, Sorius prende, si invola, cerca un doppio tocco qui. E invece era un passaggio per Lai, Kata riesce sulla linea a dire di no. Poi Sorius spinge ancora Kata sulla linea, gli dice di no per due volte. Adesso stanno spingendo forte i giocatori di Forza Napoli, sanno che è un do or die. Fabio, salvare questo pallone, va a scalare la side Lindo però, la palla dentro, sta arrivando Moro che la alza ancora, palla che spiove, c'è lì Fabio, cerca di allontanare dove c'è troccata, e tocca per Moro che può spingere in avanti questo pallone, vediamo se Kata cerca una deviazione, ma c'è prima Sorius, palla sulla side, adesso un po' più di frenesia, ma si alzano i ritmi là. Sì, tra l'altro da sottolineare che ho chiamato la brutta prestazione da parte di Kata e nel primo minuto ha effettuato due parate decisive e allucinanti. Qui Sorius, gran parata su Moro, ma arriva Kata rimorchio e forse avevi chiamato anche questa. 1-0 la sapienza. E arriva pure il gol, tra l'altro Moro ha qui giocato ancora una volta sensazionale, il drag è buono e poi infine pure il bump decisivo su Sorius che apre praticamente le porte per questo gol di Kata, per questo 1-0 veramente veramente molto molto importante, a 3 minuti ancora da giocare. Stanno cercando di chiuderla qui, di chiuderla subito i ragazzi della Sapienza per passare al turno successivo del winner bracket. Kata cerca un mind game sull'avversario, lo trova su Sorius, non su Lili che spinge verso la porta, ma trova un attento Moro in chiusura. Poi Fabio, guarda che rimane lì, anche Lili non pulitissimo il tocco, allora Moro può andare verso la porta, Lindo cercava la deviazione, ma forse ha anche tolto il pallone dallo specchio, Laru. Sì, l'ha tolta dallo specchio, però in realtà non sarebbe comunque entrata perché il primo pallone era troppo morbido, quindi era prendibile facilmente dagli avversari. Il tocco era buono, peccato perché non c'era l'uomo a rimorchio che poteva rivedere poi a rete di nuovo quel tocco della back. Attenzione a Sorius, però che qui si invola, Moro gliela toglie, poi Lindo cercare il passaggio dentro. Lai a contrasto con Kata, alla fine Fabio salva su Moro, poi cerca anche il bump su Lindo, infatti lo manda fuori equilibrio, Sorius può ripartire, Fabio il passaggio dentro per Lai, Fabio viene demolito, attenzione perché in questo momento sono in due i giocatori di Forza Napoli, con Kata che prova a partire, gli dice di no Sorius, Moro e Lindo vanno sullo stesso pallone, la porta è sguarnita ma la palla non è nello specchio, allora Moro può ripartire dove però c'è Lai a dargli fastidio, Kata. Adesso tanta aggressività dei giocatori di Forza Napoli. Sorius sulla palla che spiove sulla linea di porta. Lindo senza pressione allontana, ma viene demolito proprio da Sorius. Fabio la mette dentro, sta arrivando nessuno. E allora Kata in qualche modo ha potuto allontanare. Sorius poi il tocco sulla becca, la meglio due volte. Alla fine anche Lai arriva, ma non riesce a piazzare in porta. Si stanno difendendo con le unghie e con i denti adesso i ragazzi della Sapienza. Un gol solo di vantaggio. Sì, anche perché i membri di Forza Napoli stanno veramente accelerando, stanno pressando gli avversari moltissimo e soprattutto i ragazzi della Sapienza stanno commettendo un po' di disattenzioni difensive, un po' di rotation diciamo non pulitissime, e questo sta creando ancora più incertezza e insicurezza nella loro difesa. Adesso Moro prova a sbrogliare la matassa con un long shot che Sorius controlla bene, può andare fino in fondo, Sorius cerca e trova la porta, 1-1, la giocata personale del trascinatore dei Forza Napoli, Sorius la rimette in piedi. Sì, Sorius la rimette in piedi con una giocata del singolo, però questo onestamente è veramente un bruttissimo errore sia da parte di Kata che da parte di Moro. Lindo è il primo giocatore che sta uscendo in pressione, sia Moro che Kata, nessuno dei due resta dietro Lindo per parare un eventuale tocco. Se ne vanno tutti e due, errore veramente stranissimo. Adesso provano addirittura a ribaltarli i giocatori di Forza Napoli in due in pressione su Kata che però risalta entrambi. Non
non ha abbastanza boost, riesce comunque a toccarla dentro verso Moro, che cerca un tocco verso il compagno, che però non ha più boost, non può accompagnare quell'azione. Poi Lai e Sorius incontro Lindo, Lindo che in questo modo riesce comunque a toccare questa palla, sta arrivando Moro, non tocca verso la porta, arriva Kata, Sorius allontana. 30 secondi di fuoco, Sorius prova a controllarla sull'Indro, lo salta con un tocco lungo, Moro la sta aspettando nel corner, il tocco però è dentro per Lai, Sorius era andato a bampare in porta, ma Lai non ha trovato il tocco vincente nello specchio. Palla che passa, Kata in qualche modo riesce ad allontanare, 12 secondi, Lindo deve buttarla via sperando che Moro ci arriva, ma non ci arriva perché c'è Fabio che controlla, 4 secondi, Fabio la alza, prova a saltarli tutti, Lindo è riuscito a controllare anche questo tiro, sarà overtime. Sì, ma Lindo deve giocare così, deve in certe situazioni evitare di pushare perché deve capire che le sue compagne di squadra a livello di rotation spesso e volentieri non riescono a capire quando è il momento di uscire, quindi escono sbagliando, quindi Lindo deve essere un po' più paziente, avere un buon posizionamento in modo da avere la certezza di poter andare a parare quei tiri che non dovrebbero effettivamente entrare. Attenzione a questa palla di Lindo dentro con Lai che riesce in qualche modo a evitare anche che Moro trovi la deviazione in rete, poi Moro va a contrasto con Fabio, palla controllata da Lai nel suo corner con calma, poi la perde, però può diventare pericolosa, deve andare a Sorius a metterci una pezza, poi prova a spingere avanti ancora Sorius che si è anche bustato, Moro contro Sorius, la palla rimane lì, sta arrivando anche Fabio, Moro resiste anche al secondo contrasto, poi arriva Lindo a spingere verso la porta, Lai è un po' troppo avanzato ma ci mette la pezza ancora una volta Sorius. E praticamente Laro, quello che hai detto prima di Lindo lo sta facendo anche Sorius dall'altra parte. Sì, ma è essenziale, solo che Sorius è un giocatore abituato a farlo ed è per questo che continuo a ribadire che secondo me Forza Napoli è la squadra veramente da battere in questo torneo universitario, perché Sorius ha tra le sue corde questo lavoro, quello di restare un po' più dietro, restare sempre in posizione, quindi gli viene più naturale farlo. E vediamo se questo overtime si risolverà presto, per ora non sembra così. Moro la alza, Fabio la controlla, la demolizione è indicata, la palla che rimane lì, sta arrivando Lindo, cerca lo specchio della porta, Sorius non trova il contatto col pallone ma ci arriva Fabio ad allungare, poi Kata, la palla che rimane lì, Lili e Kata si alzano, la tocca Lili ma la mette sul muso di Moro, Sorius la toglie dall'angolino, poi ancora Sorius su Lindo, sta arrivando ancora Moro, la palla rimane lì, Fabio non è posizionato bene, Moro la decide 2-1 dopo 1:43 di overtime. Mamma mia, cosa aveva preso Sorius poco fa. E qui Moro si fa trovare pronto. Peccato per Fabio, se non sbaglio, come hai detto tu, che si è un po' incespicato sul palo e quindi effettivamente non è riuscito a prendere un pallone che sembrava quasi innocuo da quanto stava entrando lentamente in porta. Ma questo sancisce effettivamente la vittoria di questa serie per la Sapienza per 3-0, incredibile 3. Mamma, quando ho fatto Sorius quella parata lì ero così. Oh, io così guardo. What a save! Poi però, come hai detto tu, unlucky, l'abbracciata finale sul palo e la palla che è lenta ma inesorabile entra in rete. Poi fa più male quando la vedi entrare, sì, così piano piano che si lì dici non posso fare niente, sta entrando. Sì, sta entrando. Bel match, sì. Ma ve lo aspettavate? Equilibrato questo risultato, sì, finale nella serie? No, equilibrato sì, questo risultato no. Onestamente io quando, no. Quando ho visto l'ingresso di Lindo ho detto ok, ci divertiamo, ma onestamente se avessi dovuto scommettere la mia prediction, davo comunque 3-1 o 3-2 per Forza Napoli. 3-0 la Sapienza, mai l'avrei detto. Mai. Eh sì. Nonostante, come hai detto tu giustamente, Sorius molto sacrificato. Sì. Fabio non è sceso in campo, ragazzi, parliamoci. Fabio non è sceso in campo. Ok. Completamente. Ci sono, sarò severo ma giusto perché lo conosco, vabbè, quindi mi posso permettere. Bisogna dirlo. Va bene, quindi dopo questa prima serie da 5 dove
out of nowhere, come mi piace dire a me. La Sapienza Roma vince per 3-0 nella serie contro i Forza Napoli, relegandoli nel loser bracket. Noi ci prendiamo una piccola pausa, ma non andate via, perché giusto qualche minuto poi si ritorna qui con l'Amazon University Esports direttamente a casa vostra.